Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata della serie Proviamolo, serie in cui provo i giochi gentilmente offerti dagli sviluppatori o che io voglia di provare o che voi mi suggerite di provare. Oggi proviamo Switchblade, ragazzi, che è tecnicamente un free to play, ma ringrazio comunque lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco per qualche contenuto extra. Questo gioco è in accesso anticipato, quindi tenete presente anche questo, potrebbero esserci degli errori, dei mancati bilanciamenti e cose del genere, d'accordo? Di che cosa si tratta, ragazzi? Si tratta sostanzialmente di uno sparatutto tra veicoli in un'arena 5 contro 5 e mi viene da pensare che sia sostanzialmente un MOBA con i veicoli in modalità sparatutto. Ok? Non è detto che sia così, è l'impressione che mi sono fatto e non ci resta che provarlo per vedere se sarà veramente così. Quindi io direi di procedere e vediamo un po' che cosa ci regala questo gioco. Ok? Allora, informativa sulla privacy, va bene, d'accordo, grazie. Server Europa, d'accordo. Ricompense giornaliere, otteniamo questo, questi soldini, non so bene, ok. Sfide, allora, ok, stagione 1 finita. Ah, ok, prezioso, eccetera. Che cosa? Ah, questo è per giocare direttamente, giusto? E... ok, queste sono le macchine, le possiamo vedere. Le stat, ah, c'è proprio il canale Twitch, d'accordo. Collezione, customizzazione, beh, io direi di semplicemente giocare. Sì, ok, questo. Beh, io direi di fare il training, prima di tutto. Controlli, ok. Va bene. Il training è praticamente obbligatorio, è bloccato fino a che non lo fai. Il resto, ok. Ok, la localizzazione in italiano c'è. Ok, fondamenti di guida, ok, bene. Ah, oh, i veicoli si girano così, ok, va bene, è comodo effettivamente. Ok. Sarma munizioni infinite. Mob nemici. Ok, XP ogni volta che distruggi un nemico, benissimo. Questa è la visualizzazione del mio livello di energia, sì, di XP. Perfetto, c'è qualcos'altro che devo sapere? Oh, salito di livello. Qualunque cosa voglia dire. Due armi secondarie. Puoi potenziarle dopo essere salito di livello. Ok, potenziamenti. No, mi sa di no, vero? Ok. Usa EOR per sparare con le armi secondarie. Ah. Ah, ok, è una specie di cannonata dall'alto. Vengono potenziate come quando le sblocchi. Man mano che sali di livello le tue armi diventano più tempo e il loro tempo di recupero diminuisce. Ok. Super armi, attenzione. Solo dopo il livello 4. Ok. Quindi però, aspetta, segui l'indicatore per procedere, d'accordo. Ha niente abbastanza aiutanti per raggiungere il livello 4. Bam. Ok. Adesso sì. No, aspetta. Ah, ci fa ancora andare avanti. Sblocca la super arma. Ok. Q. Ah, figo. Minchia. Allora, super armi, posso cambiare sorte di combattimento ma non recupero lungo. Ok, cioè, sembrano veramente i controlli di un MOBA, ragazzi. Due veicoli da portare nella partita. Chiamo una navetta per cambiare i veicoli in qualsiasi momento quando sono disponibili. Ok, quindi... ah, ok. Richiama la navetta per tornare al tuo veicolo originale.
Tutto quello che ho imparato per... Ah, ok, XP Tower. Va bene, va bene. Peccato. No, eh. Va bene, sembra simpatico. Minchia, 20 nemici devo annientare? Questa è lunga. Oh, sto pensando che mo che giro. Oh. Ah, ma non li ho neanche distrutti, porca miseria. Porca miseria, che palle. Va bene. Vabbè, 17 su 20, quasi finiti. 19. 20. A posto. Questo conclude i fondamenti del tuo veicolo. Benissimo. Ok. No, e esce automaticamente, perfetto. Bene, siamo di nuovo qua. Io direi di continuare, ragazzi, e vediamo un po'. Aspetta, training, match rules. Ok. Bene. Adesso ti spiega le regole di base della partita di Switchblade. Welcome back. Grazie, grazie. Ok, seguiamo l'indicatore per procedere. Bene, allora è proprio come un MOBA, sì. Devo distruggere le torri, ma non posso farlo fino a che ci sono gli scudi. Ok. Gli scudi possono essere danneggiati soltanto dagli aiutanti della tua squadra, ok? Chiaro. Torri sono protette dagli aiutanti sulle torrette. Spara la torretta e supprimila, così i tuoi aiutanti possono raggiungere la torre. Le torri hanno dei laser che difendono dagli aiutanti, ma non possono fermare tutti. Più aiutanti raggiungono la torre, più ne passeranno. Ok, quindi? Supprimila la torretta per far passare abbastanza aiutanti. Ok, distruggi lo scudo della torre. Ah, ok, questa si rigenera sempre? Ma è proprio così, è solo una cosa del tutorial, tra virgolette. Bam, ok. La torretta si rigenera. Devi continuare a colpirla. Scudo è stato rimosso, ora spara al nucleo della torre per distruggerlo. Ok, benissimo. Segui l'indicatore. Che cosa sono tutti questi pezzetti? Wow! Ok. No, ho sbagliato! Che cos'è questa cosa? Questa è la micronavetta. No, no, non mi piace. Fammela cambiare. Mi piaceva più quella gigante di prima. Un veicolo subisce troppi danni e esploderà. Ecco un esempio di come potrebbe apparire. Ah, ucciso dal tuo insegnante. Devo aspettare sulla panca della penalità fino al rientro. Ok, potenziamenti usa e getta, scambiare veicoli, spendere punti abilità mentre aspetti di rientrare. Perfetto. Allora, stai per avvicinarti alla base nemica e distruggere il tuo obiettivo finale. Come prima usa gli aiutanti per abbattere gli scudi e distruggi il nucleo per eliminare la base.
Ok, quindi sì, solo gli aiutanti possono distruggere lo scudo. Ora distruggi il nucleo. Ok, fatta quindi. Sì. Bam. Fatemi prendere tutte queste cose. Ok, completato. Ma ha senso prenderli questi qua? Mi danno realmente qualcosa oppure... Ma, non è dato saperlo. Ok, sto continuando ad accumulare cose. E direi partita rapida. Gioca una partita contro avversari con livello di abilità simile al tuo. Island e Monorotaia. Ah, preview map. Probabilmente ancora non è sbloccata. Ok, proviamo un pochettino, va. Vediamo di che cosa si tratta. C'è da dire, ragazzi, che sto giocando a un'ora assurda e che il gioco è in early access, quindi potrebbe pure darsi che... Potrebbe addirittura essere che non la troviamo la partita, eh. Comunque sia, ci vediamo tra poco quando l'abbiamo effettivamente trovata. Ok, niente, ragazzi, purtroppo è come temevo e non sono riuscito a trovare una partita attiva, ma ragazzi, sappiate che è in early, vi ripeto, io me l'aspettavo un po' questa, cioè la temevo perché sto giocando a un orario fuori dalla grazia di Dio e è in early access, questo gioco è stato lanciato da poco, perciò comunque è free to play, quindi voglio dire, provarlo non costa niente. Bene, ragazzi, disgraziatamente questa partita della serie proviamola è un po' povera di contenuti perché effettivamente non ho potuto fare una partita completa, però se non altro abbiamo visto le caratteristiche principali del gioco. Sembra carino, piuttosto purtroppo devono lavorare un po' sul matchmaking e su queste cose per aumentare la community, però c'è anche il pulsante invita player, quindi se conoscete qualcuno che ci sta giocando potete comunque fare team con lui e magari vi sarà più facile trovare una partita. Bene, ragazzi, quindi purtroppo per oggi è tutto, così fatemi sapere un po' che cosa pensate di quel poco effettivamente che abbiamo visto del gioco. Nel mentre ringrazio di nuovo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. In descrizione trovate il link al gioco in questione, a Switchblade, se volete provarlo, ok? Perché è free to play, difatti. Quindi per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione troverete come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link al gioco se volete provarlo. D'accordo, ragazzi? A presto!